Rassegna stampa di oggi, 1 agosto 2018. Cari amici, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Rai, il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude, non lo voteremo. L'ira di Salvini. Forza Italia sta con il PD. Nel merito della nomina, il leader di Forza Italia sottolinea come il servizio pubblico, per essere tale, non può essere espressione unilaterale di una maggioranza, qualunque essa sia. La risposta del vice premier certifica lo strappo. Fermano il cambiamento assieme ai Dem, come per i vitalizi e tanto altro. Ma gli elettori del centrodestra hanno le idee chiare, ha detto Salvini. Ilva e i commissari dicono a settembre finiscono i soldi in cassa, necessari 132 milioni di euro per arrivare a dicembre 2018. I vincoli alla produzione dell'Ilva, hanno continuato i commissari, hanno avuto un impatto negativo sui risultati economici. Il margine è in crescita, ma l'incidenza dei costi fissi è aumentata al calare della produzione. I sindacati sollecitano ancora il ministro Luigi Di Maio affinché venga riavviato il tavolo al Mise con ArcelorMittal. Daisy Osaque, partecipazione agli europei a rischio. Malagò dice dose eccessiva di cortisone per la ferita riportata. Il presidente del CONI ha spiegato la situazione dopo aver parlato con Alfio Giomi, presidente della FIDAL, al termine della giunta nazionale. Stiamo vedendo se si può fare qualche cosa per la specificità del caso, ha dichiarato, ma il fatto è grave. Strage di Bologna, 38 anni fa la bomba che squarciò la stazione. Il ministro della giustizia Bonafede alla cerimonia. È la prima volta di un guardasigilli. Non è escluso che il presidente della Camera Roberto Fico prenda parte al ricordo cittadino. Bonafede dovrebbe parlare in comune all'incontro fra istituzioni e familiari delle vittime, mentre Fico potrebbe prendere parola in piazza Medaglia d'Oro. Caso Uva e giudici d'appello, non si può sostenere nesso causale tra condotta imputati e morte. Così i magistrati della prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano, nelle motivazioni della sentenza di assoluzione di due carabinieri e sei poliziotti emessa il 31 maggio 2018. Il PG, nel corso della requisitoria, aveva chiesto pene fino a 13 anni. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa, vi ricordo che è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV, in studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.